Questi fiori sono per i due Michele, Michele Pellicani, 21 anni, e Michele Bruscella, 43 anni, nipote e zio, due delle 9 vittime della strage di venerdì. Questa domenica di luglio scorre a Modugno così, tra lo sconforto di tutti. Io abito pure vicino al luogo dove è successa la tragedia, quindi siamo tutti scioccati, insomma. Ci vogliamo unire anche alle famiglie dei caduti, di questi poverini stranieri, questa gente che va a lavorare per guadagnarsi da vivere. È un mestiere purtroppo pericoloso, molto pericoloso. È lutto cittadino e le bandiere sono a mezz'asta, anche se non tutte. Ci sono manifestini con i nastrini del lutto e ceri dappertutto. Il Comitato Feste Patronali annuncia la festa di San Rocco e San Nicola da Tolentino a settembre, la faremo lo stesso, ma senza fuochi d'artificio. Anche la festa di Sant'Anna, che cade il 26 luglio e si celebra in questa cappella privata, è solo religiosa. Per tutto quello che è successo non facciamo più né la festa né niente. La gente va a messa e l'arciprete, Don Nicola Colatorti, si appella alla speranza. Anche se la nostra vita passa attraverso momenti difficili, momenti diciamo esasperanti forse, momenti tragici come questo, tuttavia non possiamo fare a meno di guardare dopo. E la speranza è quella che dovrebbe essere un po' l'anima dei cristiani.